Buonasera. Buonasera. Allora, sono Antonella e vorrei sapere qualcosa sull'amore. Lei è molto innamorata perché c'è una voce che mi piace a me, è appassionata. Complimenti. Grazie. Che segno è, tesoro? Ariete. Ah, adoro l'ariete. Con chi ti sei lasciata amore? Regia, un attimo, togliete sto sottofondo, anche se è fantastico. Questa telefonata la voglio fare proprio interamente. Con chi ti sei lasciata? Con tuo marito? Sì. Antonio chi è? Antonio? È un mio ex. No, tesoro. Tu mi sei... Allora, tesoro, devo dire che devo togliere la diretta. Eh? Per me non ci sono problemi. Amore, io non voglio essere volgare. Antonio ti stai vedendo ancora? No, assolutamente no. Cioè no, proprio è no. È una storia, come dicevi tu, è una prima storia di finita. Anni. Sì. E Giuseppe chi è allora? Giuseppe non ce n'è. Giuseppe era l'amico di Antonio. Ah, questo. Questo Antonio è stato molto falso con te, lo sai? Ma è stato falsissimo. Ha parlato anche con questo Giuseppe che aveva dei rapporti con te. È un cretino totale. Scusami se mi permetto. E io non sono una donna speciale come te, come abbia mai potuto avere dei rapporti con questa persona. Non lo so. Nino chi è? Chi? Gaetano chi è? È un amico. Tesoro, Gaetano chi è? È un amico. Lo vuoi bene? No. Però lo sai che lui veramente ti ha guardato con molta ammirazione? Voleva veramente. Forse approfondire qualcosa con te? Veramente? No, sto scherzando. Tesoro, tu sei una bella donna. Io e quindi sei una bellissima guardare. Donna. E vai guardata. Guarda, facci caso. Le brutte donne nessuno le guarda. Voi avete una classe, avete una vostra linea. Quindi è un onore che... per te avere questo attributo di avere una grande bellezza, cioè i capelli sciolti. Non mi vedo tale. Eh? Non mi vedo tale. Cioè i capelli sciolti tu? In questo momento? No, dico di solito. Sì, in genere sì. Sei un pochettino sul castano biondino, un pochettino? Sì. Ma tu sei stupenda, sei molto carnagione chiara, tesoro, eh? Sì. Infatti, mi piace molto quel neo che c'hai, sai, tesoro? Dove? Ma io vedo al lato della faccia, però. Non so se è al lato dell'orecchio oppure interfacciale, insomma. No, guardi, è un piccolo neo sulla gamba. Non solo là, tesoro, anche vicino al tuo petto. Vabbè, quelli sono lentiggini, io almeno così. Sono tre lentiggini che formano un triangolo. Non è una tua. Non ho mai fatto caso. Apri la cassaforte. Senti, oltre a queste persone? Senti, ne escono anche altre. Tu ci muori per una persona in particolare. Sarebbe? Esce un'altra persona che purtroppo è sposata. Vedo un'altra donna. Chi è questa donna? È ma la moglie? Tu dici il nome, può darsi che... Beh, so, io vedo un uomo sposato che tu ci tieni in modo particolare, vero? Dimmi solo sì o no. Sì? Sì. Ah. Perciò voglio bene la rete, perché è sincero la rete. Capito? Si è allontanato in quest'ultimo periodo e tu ti domandi il perché, e questo perché lo saprai domani, mi chiamerai al mio codice, d'accordo? Aspetterò la tua telefonata. Signori, con questo è tutto, vi ringrazio di avermi seguito, siamo fuori orario, regia? Siamo fuori orario. Se Dio vuole siamo qua domani sera. Signori, grazie per la visione, però non spegnete i vostri televisori perché voglio regalarvi, come avevo promesso Mariano, volevo regalare ai miei telespettatori. Prima la sigla, è logico. Mandiamo la sigla, rimanete un attimo in visione, dopo ritornerò in diretta, non me ne vado, starò qua a vedere un piccolo filmato che voglio commentare, d'accordo? Mariano, ci tengo a ritornare in diretta dopo la sigla, perché devo far vedere una cosa e devo fare una spiegazione, una prefazione. Telefonate, non ne passate più, gentilmente.
Non c'è un minuto? Un minuto? O due minuti? Signori, a risentirci domani. Ciao a tutti.